Lo faranno davvero? Lo lancerà a Michelle. Michelle di sicuro prenderà il bouquet. Sarete i prossimi a sposarvi. La vostra vita è già decisa. Mi sono sempre chiesto se sarei mai riuscito a stare davanti a una donna promettendole il resto dei miei giorni. E ora eccoci qua. È stato un riflesso istintivo. È stato il peggior momento nella storia dei rapporti tra noi donne e voi idioti. Ti concedo un solo giorno per dirmi che abbiamo un traguardo. Sono tutta nuda qui sotto. Che cosa ci facciamo qui? Non ho il look giusto. Questa conversazione potrei farla con mia moglie. Se esci da quella porta, troverò il modo per riuscire a ucciderti e passarla liscia. Davvero non ce la faccio se ho la fede al dito. È così che si fa? Loro sono professionisti. Questo è il simbolo del nostro amore. Questa fede simboleggia la dedizione. Dov'è finita la fede? Sì. Mamma. Tesoro. Michelle vuole sposarmi e che sia felice con lei nel futuro. Sembra una cosa molto romantica. A me sembra fantascienza. Scusa, perché non li abbiamo conosciuti? Nostra figlia va a letto con il loro figlio. Questo non ci dà diritto a una cena? I miei genitori vi vogliono a cena. Assolutamente no. Perché non vuoi conoscere queste persone? Perché non possiamo avere niente in comune. Ciao. No. Mamma. È un piacere conoscerti finalmente. Beh, dico davvero. Papà? È andato in giardino. Scusate, sono un po' in ritardo. Ehi! Ora non puoi uccidermi, ho compagnia. Indovina un po'. Sono io la compagnia. Quello è mio figlio Allen con tua moglie e c'è anche tua figlia. Ci facciamo un goccetto, che ne dite? Sì! Quando non ricorderemo che ci siamo regalati a vicenda i momenti migliori delle nostre vite. Dite che è nostra la colpa. Soprattutto tua. Sei innamorato di mia moglie? No! Accidenti. Come faccio io a sapere che la amo? È semplice, devi porti la sola domanda che conta. E cioè, questa ragazza ha dentro di sé il potenziale di risucchiarti l'anima come se fosse un vampiro? No. E allora buttati, figliolo.